Vince la 48esima edizione del Festival Internazionale della Fisarmonica a Castelfidardo Zhangjiajuan, portando la Cina nell'Albo d'Oro per il secondo anno consecutivo. Sono felice ed emozionato perché è la quarta volta che partecipo a questa competizione. Ho ottenuto 3 terzi posti e questa è la prima volta che vinco ed è molto importante per me. La musica per me è molto importante. Ho cominciato a suonare da piccolo e rappresenta la mia vita. La preparazione tecnica, ma non solo, soprattutto l'abilità, la preparazione musicale e il rispetto dello stile del compositore, quindi questi erano i 3 parametri più o meno che ci siamo dati. Musicisti italiani si sono distinti Alberto Nardelli, Michele Bianco e Pietro Segundo del Sirius Accordion Trio da Lecce, vincitori della categoria dedicata ai gruppi. Per me è stato sempre un sogno essere su questo palco e oggi è come se avessi in qualche modo realizzato questo sogno. È un'emozione indescrivibile e i miei colleghi sono d'accordo con me. Finale davvero emozionante, ospitato sul palco del Teatro Astra, con musica di alto livello, grandi ospiti e giovani talenti provenienti da tutto il mondo, per oltre 150 partecipanti e 40 eventi. Allora, sicuramente questa è una delle edizioni più caratterizzanti. Abbiamo voluto appunto aprirci a nuove forme di cultura, nuovi percorsi che potessero aprire la fisarmonica a delle lingue trasversali come quelle del cinema. Cala dunque il sipario di un festival da numeri record nel 160esimo anniversario della fisarmonica moderna, nata per mano del concittadino Paolo Soprani. Sì, la 48esima edizione si è trasformata veramente ad un ritorno come agli albori, insomma, come le edizioni migliori, con tanta partecipazione dall'estero. Poi una grande emozione veramente perché la qualità è stata altissima, quindi il successo è stato strepitoso.